E invece sto Clubhouse? È interessante, devo dire, una piattaforma dove manchi solo tu, perché praticamente ci siamo tutti. Ed è interessante perché si creano delle stanze tematiche veramente forti, con persone competenti, da cui puoi imparare tantissime cose. Ci sono tanti professionisti ed è bello perché non solo conosci gente nuova, quindi professionisti nuovi, ma poi ampli anche le tue conoscenze, perché è come se fossero dei mini convegni a volte, dove ciascuno può intervenire. E quindi secondo me ha un ottimo potenziale, sai, anche rispetto agli altri social, perché c'è la voce. E tra l'altro è molto più facile, perché mentre con il video devi montare un video, devi fare comunque tutta quanta, no? Invece lì basta, vai diretto, quando fai subito, vai soltanto con la voce. Puoi farlo ovunque ti trovi, perché anche lì non vieni ripreso, quindi che ne so, magari sei la sera a letto per dirti, tranquillamente tu puoi entrare in una stanza e parlare con altre persone. Quindi è comodo perché non c'è tutta la parte video che comunque richiede, no? Anche per noi professionisti, una certa cura. Ed è veramente, mi sta piacendo. Mi sta piacendo, poi sto entrando anche in altre stanze che non sono propriamente professionali per vedere quello che si dice, però è bello perché ciascuno, per esempio c'era una stanza che diceva come migliorare il tuo profilo Instagram, dove c'erano dei professionisti che davano dei consigli, guardavano il tuo profilo Instagram gratuitamente e ti davano dei consigli su come migliorarlo. Catino. Quindi ci sono diverse professionalità che comunque mettono gratuitamente a disposizione in quell'oretta diverse informazioni e puoi crescere, puoi imparare. Senti, ma io mi sa che aspetterò per Android perché non ho proprio voglia di comprarmi un iPhone soltanto per. Non tocchiamo questo tasto sull'iPhone perché lo sai No, vero, non che tocchiamo, non tocchiamo. Senti, tocchiamo invece il tasto del perché sei qui. Nel senso che avevo voglia di farti questa intervista perché tu hai partecipato alla formazione in terapia a seduta singola. Non che ne avessi bisogno in realtà, perché dagli scambi che abbiamo avuto, dalle cose che ti vedo fare, eccetera, sei una professionista invidiabile e da seguire. Però mi incuriosiva proprio il modo in cui hai trovato la declinazione tua personale della TSS, anche perché i terapeuti CBT sono quelli che abbiamo, che vediamo meno. Adesso iniziamo a vederne di più nelle formazioni, ma che vediamo meno. Forse che hanno dei protocolli ben standardizzati, ben protocollizzati, quindi hanno delle idee, questa è la mia idea, hanno delle idee molto chiare su come lavorare, molto impostate in un certo modo, e quindi ma, gli funziona giustamente bene così. Tu però mi dicevi, cosa interessante, tu ti occupi di un sacco di roba, a parte insegni in una scuola di specializzazione, poi ti occupi di DSA, di bullismo, bullismo connesso al DSA, di parent training, di lavori, eccetera, eccetera, però mi hai detto, oltre che dalle divulgazioni ovviamente, però mi hai detto una cosa che mi ha colpito. Innanzitutto hai detto che la TSS la usi, tu hai usato questa frase, la uso tantissimo nel primo colloquio, ovviamente, con le ragazze che mi vengono da Instagram. Sì. Questa cosa mi ha lasciato. Aspetta, aspetta, è molto specifica. E allora mi chiedevo se tu mi stai dando un'introduzione tramite un vocale, no? Mi chiedevo se era una generalizzazione o effettivamente c'è un lavoro particolare o delle particolarità che trovi tu nel tuo lavoro attraverso il tuo modo di fare terapia e la TSS proprio con le ragazze, per ragazze, ho detto fascia tra i 25 e i Sì, più o 45. meno sono quelle, anche quindi anche donne un pochino più Che abbiamo come mature, però tone. tendenzialmente sono quelle le persone che mi seguono maggiormente sul canale Instagram e mi sono trovata benissimo con la TSS, ti spiego anche il motivo, perché la maggior parte delle problematiche, senza generalizzare, però possiamo dire una buona percentuale di queste persone che mi contattano, hanno problemi legati all'autostima, problematiche relazionali, problematiche comunicative. Ed effettivamente, grazie alla TSS, io riesco a massimizzare fin da subito i nostri incontri. Quindi partendo già dal primo contatto, è importantissimo perché ricordiamocelo che anche lì, no?
riusciamo a raccogliere delle informazioni che ci consentono già di capire come possiamo andare ad impostare un lavoro insieme. E poi dal primo colloquio io riesco già in un'unica seduta a definire chiaramente qual è il problema, quali sono gli obiettivi del nostro lavoro, quali sono anche farmi un'idea di quali saranno poi le tecniche che dovrò utilizzare insieme a loro per poter lavorare sui nostri obiettivi e soprattutto capire le priorità. Ecco, per me questa è una cosa importantissima, perché se noi già riusciamo a fare questo, già nella prima seduta, nel primo colloquio, sicuramente abbiamo già fatto una buona parte del nostro lavoro, perché le persone che si rivolgono a noi fanno fatica a mettere ordine alle loro difficoltà, ai loro problemi, e quando arrivano da noi sono molto confuse, molto disorientate e fanno fatica effettivamente a dare una priorità, una gerarchia alle diverse difficoltà che presentano. Quindi in questo noi già li possiamo aiutare fin dalla prima seduta. Ecco perché integrare la TSS all'interno di un approccio cognitivo-comportamentale io lo super consiglio. Perché non che la terapia cognitivo-comportamentale questo non lo faccia, ma magari ci arriva dopo un po' di incontri. Non è così immediato, Alla nel senso priorizzazione, che intendi? sì, richiede un pochino di più sedute per arrivare alla definizione chiara dell'obiettivo, nel senso che all'inizio, nel primo colloquio, nella terapia cognitivo-comportamentale un pochino più standard, tu vai a raccogliere delle informazioni generali e comunque ti concentri maggiormente se devi fare, per esempio, più un'indagine clinica sulla storia, su come appunto si è sviluppato nel tempo questo tipo di problema, su quali sono anche qui le tentate soluzioni funzionali e disfunzionali, io questo l'ho sempre chiesto. Però ci metti un po' di incontri prima di arrivare direttamente alla definizione dell'obiettivo. Tant'è che, per esempio, nella terapia cognitivo-comportamentale, un'altra cosa che si fa è quella di fare una buona parte di intervento sulla psicoeducazione, quindi su educare la persona che viene da te sul funzionamento della mente, come funzionano i pensieri negativi, come questi ti influenzano poi anche nel problema quotidiano che tu hai costantemente. Quindi c'è una buona quantità di incontri dove tu fai solo quello e non ti concentri invece sulla parte propriamente delle, possiamo dire, strategie pratiche per risolvere immediatamente il problema. Ci si arriva gradualmente. Quindi io credo che se già nel primo colloquio noi riusciamo a definire, come abbiamo detto, l'obiettivo, le priorità e anche a capire quali sono le risorse la persona ha a disposizione, quindi i suoi punti di forza, i suoi punti di debolezza, come lei ha già tentato di risolvere il problema, eccetera, sicuramente ci risparmiamo una buona quantità di lavoro. Ecco perché secondo me è fondamentale integrarli questi approcci, che sono Questo molto in comune.